parte del comune di Cortona, del Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, che sono i promotori di questa giornata di riflessione e studio sull'archeologia. Come vedete il titolo è Antichità e Futuro, la comunicazione archeologica. Poi negli interventi sentirete anche perché la scelta da parte del sindaco, magari perché la scelta di realizzare una giornata così. Comunque brevemente, questa iniziativa nasce come conclusione di un percorso importantissimo che la città di Cortona ha avviato tanti anni fa. Negli ultimi 5 anni ha subito un'accelerazione incredibile. Dal 2005 ad oggi il museo è cresciuto enormemente, ha creato nuove sale, sono state realizzate mostre di grande importanza sempre nel settore archeologico, i nostri scavi sono tuttora attivi, il parco archeologico è in evoluzione. Quindi è, a detta di tutti, è riconosciuta la città e questo territorio in genere anche una certa accuratezza negli interventi e la capacità di promuoversi. Quindi abbiamo deciso comunque di chiamare a raccolta attorno a Cortona degli ospiti importantissimi del mondo archeologico, del mondo dell'informazione, delle istituzioni, per portare un contributo e vedere insomma anche per ripartire. Detto questo, vi ringrazio, do brevemente un quadro della giornata. Oggi, questa mattina, abbiamo una serie di interventi che si concluderanno a questo punto fino all'ora del pranzo, dopodiché naturalmente siete tutti ospiti nostri per il pranzo, e contemporaneamente il museo il MAEC è aperto e ci sarà la possibilità anche per chi lo vorrà di fare una visita guidata attorno alle 2. L'antichità e il futuro, la comunicazione archeologica prende spunto dal completamento della nuova sezione del MAEC lo scorso 6 settembre 2008, caratterizzata dalla proposta di un racconto storico fondato su un solido progetto scientifico ed esposto mediante un innovativo allestimento che integra all'interno di vetrate strutturali, oggetti, apparati didattici e proiezioni multimediali. Il risultato del lavoro, frutto degli sforzi di un'equipe multidisciplinare, a detta della comunità scientifica, si è da subito presentato come un possibile esempio a livello nazionale di conseguimento degli standard museali, soprattutto per aver avuto come obiettivo principale quello di facilitare al massimo la comprensione dei contenuti della visita al Palazzo Casale, tutte le categorie possibili grazie ad un finanziamento alla persona locale cui si somma quello della Regione Toscana, che ammonta complessivamente ad oltre 3 milioni di euro, è stato operato nella costante consapevolezza di muoversi all'interno di una città che vanta una tradizione archeologica fin dall'anno 1726, data di nascita dell'Accademia Etrusca, che fin da subito si prefisse un museo a pubblica utilità della Toscana tutta. Per questo nel 2005 è nato il MAEC, completato in via definitiva nel 2008, che accorpa il museo della città etrusca e romana di Cortona e il museo dell'Accademia Etrusca, riducendoli a sezioni di uno stesso complesso. Si tratta di un caso unico in Italia, dove è possibile seguire la storia di una città dal periodo etrusco alla rinascita dell'antiquaria, anche sotto l'aspetto del cambiamento delle condizioni.